12 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle di New York, un attentato ricordato oggi anche a Milano nella sede della provincia. Vediamo. Molti di questi ragazzi che frequentano la scuola americana di Milano non erano ancora nati. 12 anni fa la strage dell'11 settembre ha cambiato la storia del mondo. Una data che serve da monito per difendere il valore della libertà, dicono i rappresentanti delle istituzioni riuniti in provincia a Milano, proprio nella piazzetta dedicata alle vittime. Io penso che il mondo è cambiato 12 anni fa, infatti. E dopo questo momento affrontiamo un mondo un po' più pericoloso, non solo a questo giorno, a quello giorno, ma ogni giorno. Ci sono nuove sfide, nuovi pericoli. Oggi il mondo ha nuovi mali, dice, con mezzi che speravamo banditi. Il riferimento è la Siria, ma il console aggiunge solo: il movimento diplomatico è positivo. Non dimenticare ma guardare avanti, dalla provincia l'invito è questo. Io credo che si debba tendere a costruire dalla memoria le ragioni per le quali nel futuro queste cose non ricapitino. Ma è abbassare la guardia per difendere la libertà, dice il presidente della regione Maroni, ricordando gli anni in cui da ministro si trovò a prendere decisioni importanti per la sicurezza. L'auspicio: il mondo resti unito nella battaglia contro ogni estremismo. Ora nell'Odigiano, dove